Cosenza è una città che vive sui fiumi, che però non sono mai stati pienamente valorizzati. Adesso questi contratti, attraverso questi contratti di fiume si pone in essere uno strumento che ha la possibilità di mettere al centro, ma anche al centro proprio di una componente identitaria, non solo la tutela da un punto di vista paesaggistico, da un punto di vista idrogeologico dei fiumi, ma anche la valorizzazione dei fiumi e tutto quello che da un punto di vista urbanistico può venire fuori, diciamo, da una serie di sinergie partecipate che appunto attraverso i fiumi possono portare uno sviluppo vero del nostro territorio. Questi sono progetti di valenza importante, l'abbiamo visto in questo momento, anche e soprattutto rispetto alla tutela che di alcuni ambiti che noi dobbiamo sempre tenere presente, perché non ricordarcene solo nel momento delle disgrazie o delle situazioni emergenziali. Quindi ben vengano, diciamo, tutte quelle che possono essere attività di promozione di questi strumenti, di questi valori e di questi principi che sono alla base, poi dovrebbero essere alla base di ogni proposta di sviluppo sostenibile del territorio.